si di qua, sale, e va su, e c'è l'acqua sporca. Ok, adesso voglio vedere il tratto centrale com'è. Allora, come avete visto, stiamo cercando adesso, non abbiamo ancora aperto le canne, stiamo cercando di capire un attimo com'è la situazione, perché ovviamente prima di metterci in pesca vogliamo essere sicuri. Per esempio, adesso io sto proseguendo nel canale centrale, siamo passati da una profondità di 4 metri a 2 metri, quindi vuol dire che qui viene su di 2 metri. Cioè, non è poco. Quindi ci facciamo un'idea prima di come è fatto il fondale e dopo decidiamo di calare gli inneschi. Qui per esempio c'è 1,5 metri d'acqua. Bel gradino, ho visto. È un bel gradino, però se cali sbagliato sei fuori pesca. Ragazzi, bentornati su Prima Car Fishing 2.0. Esatto. Allora, intanto siamo sul fiume. Come promesso, quest'anno batteremo un po' più quelli che sono i nostri canali, i nostri fiumi, perché vogliamo prenderci anche qualche rivincita rispetto agli anni passati. Ci siamo prefissati che anche se con poco tempo, 2-3 ore, massimo 4 di sessioni che abbiamo, comunque ci proviamo. Cercheremo sempre di farle in vivo, esatto. Insomma, in fiume. Esatto, esatto. E perché questo titolo? Car Fishing 2.0. Allora, non è una nuova tecnica inventata quest'anno, nel 2022, neanche nel 2021, ma è un nostro modo di pensare. Che cos'è Car Fishing 2.0? Cri, inizia tu. Allora ragazzi, abbiamo un attimo riflettuto, come nel primo video, verso fine anno 2021 abbiamo fatto alcune riflessioni. E questa pesca è fatta di esperienza, di pratica, di conoscenza, è molto vasta, ok? Quindi abbiamo deciso di esaminarci un attimino e cercare è vero, esaminarci, bravo. E capire di vedere quella che è stata la nostra evoluzione. Però, siccome molti di voi sono ancora alle prime armi, perché ci scrivete in tantissimi e ci chiedete consigli, perché appunto prime esperienze, eccetera, eccetera,
abbiamo pensato di dirvi quella che è stata la nostra esperienza, quindi da come siamo partiti, con cosa pescavamo, come ci approcciavamo alla pesca all'inizio e come lo facciamo adesso. Esatto. Sono cambiate molte cose e molte attrezzature. Ci siamo, diciamo, evoluti sia a livello diciamo di attrezzature, ma anche a livello mentale per quello che riguarda appunto i carfishing. Esatto. In questo video, che ovviamente stiamo qui e speriamo ovviamente di prendere qualcosa, cercheremo un attimo di spiegarvi e dirvi quello che per noi è stata la pesca in questi anni e come è cambiata, sperando che questa cosa vi sia d'aiuto. Bene ragazzi, il video inizia e buona visione. Ciao, dopo. Allora ragazzi, carfishing 2.0 per Crimax. Una cosa bisogna iniziare a dire, conosciamo tanti ragazzi, tante persone che purtroppo si scoraggiano facilmente. Sappiamo che il carfishing non è una disciplina, una tecnica semplice, ok? A meno che non si va nei soliti carpodromi dove ci si può divertire parecchio, però tanti ragazzini puntano giustamente anche ad andare a pescare in libera. Un errore che facevamo spesso, ma soprattutto io, Cree un po' meno, era non aver voglia di stare attento ai piccoli dettagli. Ovvero, vi faccio l'esempio del video che avevamo fatto Benvenuto Autunno qualche anno fa. Mi ricordo di una carpa presa, attaccato praticamente al muro della chiusa. Che cos'era successo? Che avevo fatto il primo lancio e avevo sbagliato a tirare, ok? L'avrei lasciata lì la canna qualche anno indietro. E Christian invece mi ha detto: no Max, ritira su tutto, rifai il sacchettino e tira dove hai detto che volevi tirare. Fatalità, dopo 5 minuti era partito il pesce. Quindi l'argomento è questo, il carfishing 2.0 che cos'è? È un evolversi anche nella tecnica, ok? Quindi l'aver voglia di sbagliare e riniziare, rimettersi sempre in gioco. Capisco che a volte è scoraggiante fare ore e ore sul fiume o piuttosto in una cava, in un lago e non prendere niente. I cappotti purtroppo li collezioniamo tutti, ma dal cappotto deve arrivarci qualcosa. Non deve essere una sconfitta e dopo 2-3 sessioni a vuoto basta, non pesco più, non faccio più car fishing. No, deve essere un insegnamento il cappotto, capire dove si sbaglia. Questa è stata la nostra evoluzione, andare a capire i nostri errori nel cappotto, cercare di correggerli e far sì che nella sessione successiva questi errori andassero via via scemando, ok? Quindi negli anni in cui abbiamo aperto il canale e qualche anno prima che abbiamo iniziato, ci siamo evoluti anche in questo, nella precisione dei dettagli e stare attenti a non ripetere gli stessi errori. Questo è una di quelle cose che tengo a dire e a consigliare ai ragazzi che si stanno approcciando e che purtroppo fanno qualche cappotto e perdono magari facilmente la voglia. Quindi ragazzi, continuate, sbagliare è giusto, ma dallo sbaglio si deve imparare. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere ovviamente sempre come ci siamo messi. Reparto culle vi ho messo qui sopra perché dove stiamo pescando è un po' più sotto e lo spazio è un po' più stretto. Adesso vi faccio vedere. Allora, io sto pescando qui a destra e come vedete ragazzi lo spazio è veramente stretto, quindi ci sta a malapena i picchetti e le canne. Allora, come avete visto prima, io ho calato nel mezzo perché qui parte una discesa che va fino da 2 metri circa, fa fino a 4 metri, quindi ho calato proprio appena sotto i 4 metri. Lì a 2 metri circa non c'è nulla di che, però praticamente va su e poi c'è una piana lì sopra, quindi ho calato lì sopra. Invece Max ha calato davanti questo isolotto, ha messo una canna davanti alle piante e adesso andiamo da Max.
come vedete anche per andare da Max la strada è molto stretta, vedete, non è che si passa proprio comodi, per quello siamo sopra. Ed ecco Max dove ha messo le canne. Posto molto bello ragazzi, veramente molto bello. Quello che dobbiamo stare attenti è, non so se si vede, qui c'è un crostone, vedete? C'è questo crostone, quindi dobbiamo stare attenti, difatti non stiamo usando i tendifilo, a parte io su una canna ma non ho niente lì davanti. Dobbiamo fare attenzione a questo crostone, perché se per caso qualora dovesse partire un pesce va qui sotto, c'è il rischio che si spacchi il filo, quindi abbiamo i LED, quindi speriamo bene, tanto speriamo di prendere qualcosa. Un'altra cosa ragazzi che ci siamo, forse più io che Max, perché Max è sempre stato un amante dei rig, invece come sapete io più volte ho detto nei video che odio fare i rig, mi sono accorto anch'io col tempo che avere un buon rig, capire il rig giusto, fa la differenza. Normalmente io pescavo sempre con un air rig, adesso vi faccio anche vedere quello che cosa facevo, cosa usavo. Eccolo qui, un, ve lo metto qua ragazzi così lo vedete bene. Max, se vuoi venire qui un attimo. Allora, solitamente io usavo un semplice air rig, quindi amo un Kickers messo qui, tante volte neanche lo mettevo, e poi anche questo qui di solito, l'antitango, non lo mettevo, poi ho cominciato a metterli. Però è un rig che effettivamente ho catturato, ne ho perse tante, è il rig più semplice che si possa fare nel car fishing, però secondo me ha i suoi limiti, questo l'ho capito col tempo, l'ho capito col tempo perché mi sono accorto effettivamente che può cadere in varie posizioni, può cadere arrotolato, perché comunque sia non c'è nulla che lo tiene in qualche maniera, ok ragazzi? Quindi dentro il sacchettino tutto avvolto, e ho cominciato poi col tempo a ragionare e ho cominciato a fare, wow, sì, questi rig. Allora, l'abbiamo detto già più volte, combi rig ragazzi, e magari ci ripeteremo, però questo rig io veramente da quando ho cominciato a usarlo ragazzi ho visto una netta differenza, e è macchinoso farlo perché comunque è un rig che richiede tempo, richiede materiali, perché ovviamente non basta un amo e il trecciato, ma occorrono molte altre cose. Però è un rig che cade come cade, cade sempre. Arrivo qui, vedi? Vai. Cade come cade, cade sempre in una posizione dove non è mai vicino, quindi io sono sempre sicuro che poi ovviamente col peso della boilies questo rig sarà sempre disteso. Questo l'ho capito col tempo ragazzi, e ho cominciato adesso alla sera pian piano a mettermi e a fare i miei rig. Ci si rompe le scatole, ma se fatti bene, se capite qual è il vostro rig, quello più adatto alle vostre sessioni eccetera, anche questo vi può regalare un risultato. Ripeto, è uno sbattimento, ma vanno fatti, e se li fai fatti bene ovviamente i risultati poi arrivano, perché tu puoi essere nel posto bellissimo, puoi avere la boilies stupenda, ti arriva la carpa della vita, ma ragazzi, se fate male al rig il pesce non si allama, cosa molto molto importante. Poi magari vi arrabbiate perché ovviamente le perdete tutte, e magari il motivo stava nel rig. Quindi ragazzi, questo io l'ho capito col tempo, mi raccomando anche voi fate una piccola riflessione. Bene. Allora, un altro spunto ragazzi su cui volevamo riflettere è l'approccio alla sessione. Approccio alla sessione può vuol dire
può voler dire tante cose. Cerchiamo di prendere quelle più importanti. L'approccio alla sessione deve essere un approccio mirato. Abbiamo imparato nel corso degli anni che trovare una pozza d'acqua, un fiume, un corso, un lago, una cava e buttare le canne così a caso è inutile. Quindi l'approccio è qualcosa di fondamentale, cioè deve essere uno studio dello spot, ok? Uno studio non vuol dire passare settimane davanti allo spot e capire dove passano le carpe, vuol dire fare qualcosa che ci possa rendere la pescata un attimino più facile. Facile in che senso? Tante volte ci è capitato, sia a me che a Christian, che arrivavamo pronti, via, montate le canne, sacchettino, tiravamo. Non si sapeva che cosa c'era sotto l'acqua e la maggior parte delle volte all'inizio tiravamo e o ci eravamo incagliati o eravamo in un banco d'alghe assurdo, quindi fuori pesca. Nel corso degli anni anche qua ci siamo evoluti, abbiamo capito che prima di tirare la nostra bombettina, il nostro rig, il nostro innesco, forse era meglio capire che cosa c'era in quello spot sott'acqua. Quindi senza innescare il rig ma solamente col piombo attaccato tiravamo, vedavamo se tornando a riva era tranquilla la situazione, quindi il piombo non si cagliava da nessuna parte perché c'era magari un tronco dove si poteva fermare. Una volta fatto questo, allora calavamo. Questo senza gli attrezzi che oggi comunque abbiamo, quindi un barchino, un dipper, solamente con il lancio del piombo. Tante volte ci siamo incagliati prima di far questo e tante volte abbiamo buttato via sessioni perché l'approccio era sbagliato. Mi ricordo il video di inizio anno 2021 quando ho detto a Christian: Cri, la sera prima che vai a pescare domani vai col dipper e vai a vedere dove tirare le canne, perché l'altra volta hai fatto una sessione bianca, non hai avuto neanche un beep. È andato col dipper, ha visto dove tirare, si è accorto che l'altra volta era fuori pesca e la sessione dopo, ragazzi, se non l'avete visto il video, ha portato due carpe a guadino. Io purtroppo non c'ero perché eravamo ancora in periodo di Covid e non ci si poteva spostare per le zone colorate, arancio, rosso, quello che era, ma lui è andato a colpo sicuro e sono usciti due pesci. Quindi chi non l'avesse ancora visto quel video, era il primo video del 2021, se riesco vi lascio il link qua sopra, qua non lo so. Comunque l'approccio alla sessione è molto importante, studiare bene lo spot anche in pesca, perdere quella mezz'ora ma capire che quello che stiamo facendo poi, quello che faremo sarà giusto, quindi nessuna perdita di tempo, nessuna perdita di materiale perché ci incagliamo e possibilità che se passa il pesce la nostra esca sia vista. Bene ragazzi, allora come diceva Max è importante sapere dove si sta pescando. Noi inizialmente non avevamo preso a questa cosa perché sono state più le sessioni che abbiamo pescato fuori pesca perché appunto lanciavamo le nostre bombette dove ci pareva più opportuno, guardando la superficie dell'acqua ovviamente, le sponde non si può sapere cosa c'è sotto. Quindi dopo le numerose sessioni a vuoto, parlando di fiume ovviamente, abbiamo deciso di adottare una strategia, diciamo forse la più semplice. Abbiamo preso un dipper. Il dipper, per chi non lo conoscesse, è un ecoscandaglio, eccolo qui, è una palla, pesa 100 grammi e si fa un nodo alla lenza, possibilmente una treccia, si lancia in acqua e tramite il telefono si vede cosa c'è sotto, quindi si riesce a capire che tipo di fondo c'è. Ci ha cambiato la vita, ragazzi, ci ha cambiato la vita perché ci ha aiutato molto. Lo facevamo scorrere con la corrente sul fiume e ci rendevamo conto di dove stavamo pescando, quindi questo sicuramente ci ha fatto capire l'importanza di conoscere lo spot di pesca. Molto molto importante conoscere lo spot di pesca. Parlando invece di laghi, ok, quindi cave, laghi, è utile, però diciamo che abbiamo preferito imparare e capire come fare plumbing e marker, quindi anche lì ci siamo un attimo documentati, ci siamo un attimo fatto delle prove eccetera e abbiamo imparato ad usare questo, ok, marker. Tramite questo e un piombo apposito si riesce a percepire tirando che tipo di fondale c'è, trovare lo scalino, trovare il ghiaino, trovare il, diciamo, io dico il panettone, ok? Quindi trovare lo spot di pesca più giusto e poi ovviamente pasturarci sopra con lo spomb.
abbiamo imparato a fare queste cose e abbiamo cominciato a vedere più risultati. Poi ragazzi è arrivato il barchino, abbiamo scelto di prendere anche un barchino. Sul barchino voglio fare una premessa. Allora, ovviamente è una via molto facile, perché si parla di un mezzo dove tu metti il tuo innesco, le boilies, la pastura sopra e te la porti dove vuoi. I barchini, ragazzi, vanno usati però con testa, ovvero il barchino non vi deve servire andare a calare a 300-400 metri. Il barchino vi deve servire a fare quella calata precisa, mirata, con tutta la vostra pastura sopra. A questo serve il barchino. Si può usarlo, noi l'abbiamo usato anche in questa sessione, come avete visto, e potevamo tranquillamente lanciare la canna e pasturarci sopra. Abbiamo preferito usare il barchino perché semplicemente arrivo, calo tutta la pastura sopra. Quindi abbiamo cominciato a pescare in questa maniera, ragazzi, e abbiamo visto i risultati. Ora capisco bene che un barchino o altre cose non sono acquistabili da tutti, però magari arrivano col tempo. Noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza e finora siamo stati molto soddisfatti. Ragazzi, aggiornamento della sessione. Inizia a farsi buio, anche se non sembra, perché a video non sembra, ma in realtà sta facendo un po' buio. Beh, le campane suonano, sono le 6 circa. C'è anche le 7 quasi, non so. Sì. Comunque ragazzi, allora, in pesca siamo in pesca bene, perché abbiamo guardato bene i punti, abbiamo calato i nostri inneschi in maniera abbastanza precisa, con una bella pasturazione sopra, e quindi siamo sicuri di essere in pesca in maniera ottimale. Sì. Adesso c'è solo da sperare che passi qualche branco di carpe. C'è da fare una piccola osservazione: manca tanta acqua. Qui ultimamente abbiamo visto che non piove, il livello dell'acqua è molto più basso un po' dappertutto sui nostri fiumi, ma quasi acqua. Ma parliamo di 70 centimetri d'acqua qui, quindi magari non so se questo influenzi, però sicuramente è una cosa da tener conto. Sì. Quindi ragazzi, adesso aspettiamo ancora un po' e intanto la sessione continua. Un altro argomento, ragazzi, che vale la pena spendere due parole, lo abbiamo iniziato nello scorso video e lo chiudiamo stasera: entrare in pesca velocemente. Per quello che riguarda le nostre sessioni veloci di qualche ora, entrare in pesca velocemente ci permette di avere anche quei minuti in più dove magari sta passando il pesce, e invece che essere sopra sulla sponda a fare le nostre bombette da tirare, le canne potrebbero essere già in acqua. Quindi una cosa che abbiamo visto essere di grande aiuto e a liberare anche la mente da tutta quella velocità, quella foga di dire di dover fare le cose. Sì, esatto, dai che devo essere subito in pesca. Si fanno le cose sbagliate. Quindi da un po' di mesi a sta parte ci prepariamo le bombette a casa, ok? Ci prepariamo i rig magari anche settimane prima, tanto i rig non scadono, non vanno a male. Quando quindi sappiamo che abbiamo una serata, esatto, quelle ore, esatto, a casa che riusciamo a farle di notte, sì, ragazzi, sempre, sì, di notte, esatto, e ci prepariamo tutto l'occorrente per la sessione. Quindi se siamo su un fiume, 4-5 bombette possono bastare, ok? Si mette anche in conto di sbagliare un tiro. I rig ne prepariamo 5-6, bastano per una sessione, anche per due e anche per tre. Però l'essere veloci nell'entrare in pesca ti sgombra anche la mente da tanti pensieri che possono farti fare le cose sbagliate, perché la foga di dire dai tiro giù le canne ti fa commettere errori, e uno di questi è il rig, fare un rig sbagliato. Esatto. E quindi il pesce lo perdi sicuramente, e calarlo un po' così. Esatto, esatto. E come adesso vi spiega Christian, un'altra cosa che un'altra cosa su cui ci siamo evoluti è l'attrezzatura. Sì, l'attrezzatura, ragazzi, ci ha sicuramente aiutato. Noi abbiamo cominciato a pescare con delle cose oscene, non vi sto a dire adesso cosa perché la vergogna, e poi ci siamo presi due Daiko Pod di tutto rispetto, perché sono signori Pod, e li abbiamo usati. Abbiamo usati quello che li abbiamo usati. Poi abbiamo visto che da quando abbiamo i picchetti, ragazzi, è una praticità, una velocità nemmeno paragonabile a un pod.
e anche lì avere comunque dei PS, non è perché li abbiamo o altro, però ragazzi, avere dei picchetti di qualità fa tanta differenza. Sì. Poi magari c'è chi ha dei picchetti magari economici che vanno bene lo stesso, ma non discuto, certo, certo. Però noi da quando abbiamo questi che sono massicci, pesanti, li butti, non si rompono mai, li metti lì e sono veloci, ragazzi. Sì, perché io vedo fare. Come li tratti tu, picchetti, li prendi, che li poi butti, ragazzi, in non, è solo, non è solo il picchetto, slancio è il picchetto rapido, con lo slancio rapido, tutto sì. Quanto pronto, cioè io apro una cassettina, ho il già avvisatore, snack bar e attacco per lo swinger, attacco, una vite, ho fissato. Sono piccolezze, perché sono delle cose che ti portavano piccole, via tanto però tempo. Ti portano via tempo. Pensare a trovarsi in sessione con i nostri tempi, sì. Perché parliamo sempre con i nostri tempi, e dover fare tutte queste cose è un sacco di tempo. Poi parlo per noi e per i nostri colleghi, esatto. YouTuber, è ancora peggio, perché oltre a fare la sessione noi facciamo anche dei video, riprese, tutto. Quindi non è solo un fatto di pesca, ma è anche un fatto poi di materiale video, quindi tirare fuori la videocamera, perché noi non facciamo i video con i telefoni, lo dico, noi abbiamo delle videocamere, abbiamo dei gimbal, quindi sono delle cose, attrezzature, che ogni cosa ha una batteria, ogni cosa va caricata, ha una custodia, e quindi abbiamo anche quel tempo lì. Quindi dobbiamo veramente cercare di minimizzare tutto. Sì. E negli ultimi anni nel corso riusciti. Di questi anni siamo riusciti pian piano, ragazzi, perché non è che la roba è arrivata così. Sì, pian pianino, con calma. Certi costi, ovviamente. Ci siamo presi le nostre cose, quelle che abbiamo ritenuto più opportune, e ci siamo attrezzati anche in ambito video. Quindi sicuramente riuscire ad attrezzarsi in maniera adeguata vi fa risparmiare molto 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 tempo. E soprattutto essere pronti già dalla sera prima per quando si arriva in pesca, e in 5 minuti tra picchetti, sensori, esatto. Apri le canne e tutto, siamo in pesca adesso. Esattamente, quindi ecco, questa è un'altra cosa. E ci teniamo parecchio a questo video, perché sì. Riceviamo sempre molte richieste, tante domande, e non è sempre facile rispondere a tutte, e quindi cerchiamo in questo periodo, dove ovviamente non c'è questa generosità da parte del pesce, fiume, di parlarvi un po' di queste cose. Esatto. Ovviamente sperando arrivi sempre qualche carpa, se esce a fare l'aperitivo, è di gradimento. Ora più o meno. Beh. Bene ragazzi, video continuo. Allora, secondo me c'è aspetta che vado a prendere il guadino, che è da questa parte. Com'è qui? Un attimo ragazzi, vado a prendere. Dai. Allora, faccio io, dammi un godino. Vai, Cri. Che bella. Vai. Piano. Allora, piano. È dentro? Ragazzi. Carfishing 2.0. C'è. Bene, mamma mia, in zona Cesarini. Adesso ve la faccio vedere, ragazzi. Mamma, allora ragazzi, adesso la slamo, però Essential IB, omino di neve bilanciato, come avevo detto, alla matta, come vi dicevo, ragazzi, benissimo. Il combi rig di Cree, non sbaglio ancora. Bene ragazzi, adesso la slamo e ve la faccio vedere. Allora ragazzi, l'emozione è tantissima, perché veramente l'emozione è tanta, tanta, tanta. Adesso vi faccio vedere questa bella regina.
poi ovviamente vi spiego tutto, come l'ho presa e quant'altro. Eccola qui, ragazzi. Mamma, è anche bella, perché comunque non è proprio piccolina, però ragazzi, merita veramente tanto, tanto, tanto. Questa ripaga veramente di tutto. Un attimo che sei sfocato, Cri. Ok, eccoti qua. Questa ripaga veramente di tutto, ragazzi. Bene. Una bellissima regina. Fa freddo perché adesso la temperatura è... temperatura come vi dicevo è calata, quindi bene, io direi che adesso la andiamo a rilasciare. Ve la faccio vedere un'ultima volta. Che bel lingottino. Già. Bene ragazzi, andiamo a ridarle la libertà. Allora, io direi che andiamo a rilasciare qua così. Allora ragazzi, adesso lo andiamo a rilasciare. Non sarà facile perché c'è l'acqua molto bassa qua, ma adesso noi faremo una cosa di questo tipo. Adesso io tengo il materassino, vi facciamo sentire la carpa che c'è l'acqua, e adesso lei pian piano va via contenta e Cri contento. Vai socio. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere con calma quello che ho fatto, insomma, per prendere questo pesce. Allora, come vi dicevo ragazzi, innesco bilanciato, omino di neve. Eccolo qui, sali, sono qua. Eccolo qui, innesco bilanciato, omino di neve. Ho usato l'essenza LB, sono boilies che sto usando molto ultimamente, dipate credo da 3-4 mesi, ormai queste palline sono dipate da tanto, quindi quando entrano in acqua ovviamente lavorano subito. Credo che in questo periodo dell'anno sia una cosa che sia molto utile avere una boilies che entra subito in pastura. Quindi sì, ho detto che avrei fatto così e così sto facendo ragazzi. Questo pesce è una piccola conferma di quello che immaginavo e sono felice ragazzi, sono felice anche perché stiamo usando la nostra testa, perché se ascoltate le altre persone vi diranno non usare quell'esca, non usare quel rig, non usare quella boilies, voi dovete provare le cose, le abbiamo sempre detto da inizio video, provatele, testatele voi e siate voi a dire no, non funziona, non usate una cosa perché vi dicono di non usarla. Quindi ragazzi, sono veramente contento tantissimo visto il periodo e basta, adesso rifaccio un attimo un sacchettino, ormai è tardi, abbiamo ancora qualche ora davanti credo, quindi non so se... qualche ora? Cri, abbiamo 40 minuti, non so se la ricalerò col barchino che la lancerò qui sotto, adesso vediamo ragazzi. Comunque ragazzi, Combi Rig è la tua certezza, una certezza ragazzi, questo rig è ormai diventato il mio rig, credo il rig di molte altre persone che conosco che lo usano anche loro. Bene ragazzi, molto bene direi. Allora, molto molto bene. Car Fishing 2.0 vuol dire questo, vuol dire provare, iniziare, migliorarsi e arrivare ai risultati. Non era scontato fare un pesce oggi, Cri. Non è stato un caso ragazzi, perché... Non era scontato, ma non è stato un caso perché è stato cercato sto pesce. Quando, ripeto, quando cali bene, sai dove calare, fai un buon rig, usi un buon innesco, hai tutte queste piccole certezze appunto, come vi dicevo l'altra volta, poi si tratta solo di sperare che il resto lo fa il pesce ragazzi. Le se il pesce passano. Passa, ma noi abbiamo il nostro innesco fuori posto, il nostro lavoro è posizionato bene, allora i risultati arrivano. Quindi stasera fortunatamente è passato qualche carpa. Io adesso ad esempio stasera no, ma nei prossimi giorni controllerò i miei rig, perché io ho avuto una suonata sia su quello sinistra sia su quello di destra di avvisatore, quindi non vorrei che abbia qualche problema sul rig io, e prima ho fatto la prova all'amavano, andrò a rivedermeli un attimo se per sbaglio ho fatto qualche errore, perché due volte sono suonati, a te è suonato una volta ed è partita. Esatto,
Poi un'altra cosa che non vi ho detto prima, quella canna lì è la canna che ho posizionato. Non so se vi ricordate prima, vi ho fatto vedere che nel centro canale sì, c'era un da 2 metri andava giù 4 metri. Io l'ho calata sul gradino. Praticamente faceva così, appena ricominciava il dritto di 4 metri, quello l'ho posizionata. Il famosissimo lì. Gradino. Da 2 passavamo a 4 metri. Cercato, valutato e ha funzionato. Esatto. Ragazzi, non sto qui ancora a dirvi perché sono felicissimo. Posso dirlo? Sì. Sessione perfetta. Esatto. Sessione perfetta perché abbiamo cercato gli spot, ci siamo assicurati che i rig fossero messi bene, abbiamo calato dove era giusto calare e il pesce è arrivato. Ragazzi, basta. Arrivano. Siamo stati fortunati, anche un po' ora, di fortuna. Anche la un po' nostra di fortuna. Sfortuna è non avere, diciamo, più tempo da poter rimanere qui. Però purtroppo, ragazzi, questo è il tempo che abbiamo. Cerchiamo di valorizzarlo al meglio. Cercate anche voi di farvi delle autoanalisi, come esatto, vi dicevo, esatto, per capire i vostri cambiamenti o quello che potete migliorare, certo, ok, certo, in questa pesca, e vedrete che col tempo ci si migliora, i risultati poi arrivano. Esatto. Questo era Carfishing 2.0, ragazzi. Il nostro Carfishing 2.0. Esatto. Da Crimax è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao.